Il mancato conferimento della cittadinanza onoraria a Gianni Letta diventa di fatto un pasticcio istituzionale. Cerimonia rimandata a data da destinarsi. In una nota firmata dal presidente del Consiglio Comunale Roberto Tinari si legge che a causa di un sopraggiunto e non rinviabile impegno, il dottor Gianni Letta ha comunicato l'impossibilità di partecipare alla cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria dell'Aquila in programma venerdì 21 settembre con una seduta del Consiglio Comunale straordinario. Permane, si legge inalterata l'altissima stima condivisa nei confronti del già sottosegretario alla presidenza del Consiglio per i suoi oggettivi meriti legati a risultati concreti ottenuti per l'Aquila e il suo territorio, in virtù dei quali restiamo persuasi dal fatto che debba essere insignito della più alta onorificenza. Il presidente del Consiglio Comunale, comunicando il rinvio da destinarsi, ha anche aggiunto che si lavorerà insieme nei prossimi giorni per superare divergenze e strumentalizzazioni, riconducendo la discussione nell'ambito della serenità e dell'obiettività. Avrebbe pesato molto però su tutto questo il voto della Commissione Affari Istituzionali e Regolamenti, che ha accolto la proposta del sindaco Biondi e del presidente Tinari, ma non all'unanimità. Si sarebbe arrivati dunque a fare la stessa cosa anche in Consiglio Comunale e Letta dunque avrebbe preferito declinare l'invito per non sottoporsi ad un evidente imbarazzo di un conferimento che non è condiviso. Nei giorni scorsi era stato diffuso un comunicato stampa che convocava appunto tutti per venerdì 21 settembre per la cerimonia. In Commissione Consiliare Affari Istituzionali e Regolamenti però le cose sono andate un po' diversamente. In città non se n'è mai parlato, è venuto fuori, i consiglieri comunali non hanno mai discusso del conferimento della cittadinanza. Questo l'affondo di Giustino Masciocco di Articolo 1, i modi non possono essere questi. Le parole molto dure di Giustino Masciocco hanno scatenato una lunga discussione. Anche Lelio De Santis è intervenuto. Non si mette in discussione la figura di Gianni Letta, di cui riconosco l'impegno, la serietà, ma la forma in questi casi è sostanza, diventa contenuto. E non si può arrivare in commissione a decisione già annunciata, rischiando che l'atto non venga approvato dall'unanimità. Il presidente del Consiglio, ha detto De Santis, avrebbe dovuto riunire l'ufficio di presidenza e la conferenza dei capigruppo per arrivare a una proposta unanime e condivisa. In Consiglio, quindi, la cosa sarebbe andata più o meno allo stesso modo, con la coalizione sociale che già aveva annunciato il suo no al conferimento, dunque tutto da rifare, tutto rinviato.